Eder. Mac. Pallister. Ho intenzione di dire un bel po' di cose, tante cose contro il PM. Sono queste le parole di Alessia Pifferi, intercettata lo scorso 18 dicembre mentre parla in carcere con le due psicologhe di San Vittore, finite indagate per falso e favoreggiamento. Durante il colloquio tra la Pifferi e le psicologhe, come sostiene l'accusa, sulla base delle conversazioni captate, le due psicologhe si sarebbero anche informate su come procedeva la perizia psichiatrica, disposta dalla Corte d'Assise di Milano nel processo che vede la Pifferi imputata per l'omicidio della figlia Diana di quasi 18 mesi, lasciata morire di stenti. Le due psicologhe, indagate assieme al difensore della Pifferi, l'avvocatessa Alessia Pontenani, nel fascicolo parallelo aperto dal PM Francesco De Tommasi, rivolgono, si legge negli atti dell'accusa, domande dirette alla detenuta sui contenuti dell'incontro con i periti, il primo che c'era stato nei giorni precedenti. Le psicologhe chiedono alla Pifferi quali risposte abbia dato e la 38enne riferisce loro di aver parlato della storia della sua vita, dell'infanzia. E una delle due psicologhe apostrofa. Che rimani in te sempre la stessa. Esatto, dell'infanzia. Quello che ho detto a voi l'ho detto lì. Le due, secondo l'accusa, avrebbero falsificato gli esiti di un test psicodiagnostico, che tra l'altro non potevano utilizzare, per far emergere un grave, anzi gravissimo deficit cognitivo della donna e aiutarla ad ottenere la perizia nel processo, come se fossero consulenti difensive, mentre il loro compito era di solo supporto psicologico. Per il PM, anche in quel colloquio in carcere, mentre dalle professioniste sono arrivati pesanti e gratuiti insulti allo psichiatra consulente della procura, la Pifferi si è mostrata sempre lucida e capace anche di progettare dichiarazioni processuali contro il PM. La 38enne dice alle due di doversi prima consultare con l'avvocatessa perché non vuole passare nel torto, raccontando anche che la legale Pontenani le avrebbe detto di non preoccuparsi e che gli avrebbero dato il botto finale e di stare tranquilla. Inoltre, la frequenza degli incontri delle psicologhe con la Pifferi sarebbe aumentata proprio nel periodo nel quale la 38enne si sottoponeva ai test con lo psichiatra consulente della procura. Due i benefici alla Pifferi del test psicodiagnostico somministrato dalle due psicologhe del carcere di San Vittore, il primo cercare di evitare l'ergastolo tentando la strada della perizia psichiatrica durante il processo, cosa riuscita, per il quale si dovrà attendere, il secondo l'ottenimento dell'assegno di invalidità più altri vari benefici legati alla condizione di disabilità che le permetterà di essere mantenuta a vita, cosa anche questa riuscita. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!